Onorevole, parliamo di questa iniziativa, la forza delle idee, le due proposte per la città. Sì, è un momento di ascolto, abbiamo immaginato di raccogliere le migliori idee degli agrigentini per la loro città in modo da organizzare al meglio il programma che noi stiamo già scrivendo con i nostri amici, con i nostri riferimenti, ma in questo modo facciamo un ascolto del territorio, facciamo un ascolto degli agrigentini, della città. È importante capire anche quali sono le migliori proposte che vengono da chi Agrigento la abita e sogna un Agrigento migliore, che è quella che noi vorremmo costruire per il futuro. Ecco, voi avete fatto tanto anche per Agrigento, mi riferisco alla cattedrale, una per tutte, ma non solo. Sì, è importantissimo l'investimento che sta facendo il Presidente Musumeci come commissario del dissesto idrogeologico per rimettere in piedi la cattedrale, per consolidare tutta la collina, un investimento di quasi 27 milioni di euro che servono non solo per tutelare un centro storico che altrimenti andava verso l'essere disabitato, mentre noi, lei sa, noi stiamo lavorando perché i centri abitati ritornino a vivere anche con incentivi volumetrici, incentivi fiscali e la nostra nuova legge della riforma urbanistica, ma quello che più conta e che il Presidente Musumeci ha voluto fare con il nostro sostegno è quello appunto di recuperare la storia, la nostra storia. La cattedrale è un simbolo importante, per cui ridarne la fruizione, rimetterla in sicurezza significa anche garantire ai nostri figli, ai nostri nipoti quello che è stata la nostra storia. Solo chi conosce la propria storia sa costruire meglio il proprio futuro. Ecco, in prospettiva? Le prospettive sono quelle di un movimento che sta crescendo, diventerà bellissima, stiamo raccogliendo tantissime adesioni, abbiamo già tantissimi amici che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi, stiamo vedendo, ci sono diverse autocandidature come sindaci, una delle cose che chiederemo in questo punto di incontro e di ascolto è anche qual è il loro candidato ideale e oltre alla loro idea, alla loro proposta per Agrigento, vedremo come finirà. Sì, è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto, siamo convinti che le idee servano, le idee buone vadano ascoltate e vadano portate avanti. Una buona politica che non tiene conto delle idee del settore che ha la cittadinanza non è buona politica. Noi su questo crediamo e su questo abbiamo puntato molto e devo dire che l'iniziativa è proprio finalizzata a sentire, ad avere il polso della situazione su quelli che sono i bisogni della città. La città deve essere ascoltata e noi siamo pronti ad ascoltare la cittadinanza. Il coordinatore anche di Diventerà Bellissima. Sì, sono il coordinatore del movimento di Diventerà Bellissima e sono onorato di portare avanti questa carica e come ho sempre sostenuto è una carica che può essere portata avanti solo con l'aiuto di tutti, in particolar modo con l'aiuto dei cittadini che possono e devono credere nel movimento. Quindi siamo qua, aspettiamo le idee e vogliamo ascoltarle molto molto bene.